Eccolo Slim accanto a noi, dalla Tunisia, qualche giorno che è qua con noi. Slim Mahdi, io ho detto Slim Mahdi, ma in realtà non avevo sbagliato. No, no, io sono di Mahdi e questa è una provincia dove vanno tantissimi clandestini in Italia. E, io sono Slim Mahdi, ma sono di Mahdi e questa è una piccola città sul Sahara di Tunisia. Ecco, tu dici che è nota perché tanti dalla Tunisia partono e cercano di raggiungere l'Italia, non tutti in realtà ci arrivano. Mi ricordo che in Tunisia sono partito con una strada che non avevamo concordato, ma succede sempre così. No, mi ricordo che in Tunisia avevamo incontrato le madri dei desaparecidos del Mediterraneo, cioè quelle donne che appunto non sanno che fine hanno fatto i loro figli, che probabilmente il mare se li è portati via. Sì, non sanno che dalla Tunisia sono andato più gente che della Libia nel 2011. Il problema ora è che sono tantissime donne che stanno chiedendo dove sono questi ragazzi. Tantissimi non lo sanno, sono morti, altri sono in Italia, altri sono andati in Europa, hanno bisogno di verità. Cercano informazioni che non trovano. Io un giorno sono andato a Sidi Bouzid per fare un'intervista, perché faccio tutti questi su YouTube, e c'era una donna che aveva 55 anni, da 2 anni non sente niente sul suo figlio, sta cercando verità, e questo è molto importante per noi. Questo è davvero molto importante, questo Mediterraneo che dovrebbe essere una gioia, diciamo, no? questo mare meraviglioso che invece è diventato negli anni tante brutte cose, tra cui anche questa, no? È diventato anche, diciamo, in qualche modo una barriera, no? Sì. Peccato, sai, io per venire qui ho preso il visto del Belgio. Io sono nato qui più di 30 anni fa, non ha cittadinanza, non ha il diritto, e di più in Tunisi il terzo parla italiano, per venire qui devono prendere dei barconi. C'è un problema di viaggio, di trasporti, un problema di visti, dovremo cambiare qualcosa. Se domani parliamo tantissimo di immigrazione clandestina, perché non parliamo di immigrazioni normali? Anche per me, quando mi danno il visto, sono abbastanza conosciuto, mi danno un mese, posso rimanere qui soltanto un mese, e io sono tra i giovani che sono nato qui a Palermo anni fa in Sicilia. Ecco Slim, dai, una cosa che mi voglio fare con te è questa: tu sei qua da qualche giorno e dopo ti chiedo come stai vivendo appunto lo stare in questa comunità, diciamo, però voglio che mi racconti la tua, voglio che racconti al pubblico che ci ascolta, che ci guarda, la tua, perché la sensazione che ho avuto io e tanti altri in Tunisia e anche in altri paesi naturalmente poi dopo succede, è che poi in fondo le persone, i ragazzi, i giovani, gli adulti non siano così diversi da un paese all'altro, no? Sì, sì, è vero, sai, io quando sono nato in Italia sono ritornato in Tunisia 87, il mio padre ha creduto in Ben Ali, ha creduto in sistema, sono andato lì per studiare, laureato in giornalismo, laureato in scienze e comunicazioni, ma senza lavoro. Come va? Come voi? Se pagano i genti a 200-300 euro al massimo, io mi trovo a fare il barista, a fare la pizza, a fare tantissimi. E 4 anni fa ho cominciato questo cyberattivismo, media attivismo su internet, perché io volevo fare il giornalismo, volevo farlo, e per quasi 2 anni, prima della rivoluzione, l'anno della rivoluzione l'ho fatta, è andata benissimo per me, ma per altri non è andata così bello, perché io ho studiato questo giornalismo, sapevo che cosa faccio, e ora lavoro su un'altra immagine della Tunisia, e questo è molto importante per me. Ecco, tu fai anche formazione, sì, che per te è decisiva, no, questa cosa, perché dici che bisogna essere pronti, bisogna essere preparati al futuro, bisogna conoscere il più possibile. Ecco, io questa cosa la condivido tanto, sia per quanto riguarda i luoghi e le persone, perché poi dopo succede che quando appunto si conoscono posti nuovi si scoprono appunto poi dopo che tanti luoghi comuni sono sbagliati, no? Sì, poi sì. Allo stesso tempo, cioè, dà speranza, no? Il fatto che la gente voglia imparare, sapere, prendere anche in mano le nuove tecnologie, eccetera. Sì, io da quasi 3 anni anche ho cominciato a fare il media attivismo, poi ho capito una cosa: per vincere una guerra di informazioni non si può lavorare mai da solo, non si può. Sono andato a fare delle formazioni e poi quasi da 1 anno e mezzo che faccio queste formazioni ho lavorato con Iabasta, ho lavorato in periferia attiva a questo progetto, da Iabasta e Giovicù e tante associazioni italiane. Andiamo a Sidi Bouzid, andiamo a delle località di sud e facciamo delle formazioni per dei giovani, perché loro fanno altre formazioni a altri. Perché? Perché tra 2-3 anni in Tunisia credo che sarà un cambiamento nel nostro media. Dobbiamo, è vero che sono giovani, ma devo pensare al futuro degli altri. Tra 1 anno se avremo 200-300 blogger e giornalisti, andiamo più in avanti, andiamo più a fare di web TV come voi, andiamo a dare un'altra immagine da questo sud lasciato da 1 anno da Ben Ali.
Ecco, una cosa che forse è bene sottolineare, ma io credo che, vabbè, qui magari a Sherwood la gente lo sa, però in generale lo rimarchiamo di nuovo, è che poi no, i cicli di rivoluzioni, i cicli di cambiamento si aprono, ma non è che si chiudono in un giorno. Non è che quello che c'era prima con Ben Ali, adesso perché Ben Ali non c'è più, allora tutto va bene, no? Sì, sai, io ho fatto la rivoluzione, sono stato davanti, sono stato lì per filmare, non soltanto per fare i manifestanti, ma ho visto qualcosa di molto importante. La democrazia non si fa un anno, non si fa un due, no? Anche la rivoluzione, il cambiamento, il sistema era fortissimo, Ben Ali è andato, ma il sistema sta qui e sarà qui per anni e anni. Abbiamo corruzioni, povertà, tanti problemi. Io l'ho detto un giorno, noi attivisti abbiamo sbagliato a credere tantissimo. Perché? Perché non abbiamo l'esperienza, capire che non abbiamo studiato tantissimo la storia. Se devi vedere la storia in America, in Francia, anche in Russia, la rivoluzione prende tempo. Quando prende tempo ci sono tantissime, tantissime gente che devono avere pazienza. Io ora lavoro tantissimo su questo. Ecco Slim, una curiosità che ho naturalmente parlando da un luogo come questo, che è naturalmente un luogo di movimento, sì. E quindi a me forse, non solo io, insomma, siamo più attratti, diciamo, dalle realtà di movimento, no? E queste hanno dei percorsi, può dire anche ogni tanto anche schizofrenici, no? Però quasi sempre invece hanno dei percorsi, diciamo, in qualche modo di un continuo ricercare, di un continuo di andare al di là, diciamo, no? Sì. E questo naturalmente accade anche da voi, oppure credi che la discussione sia più che altro invece concentrata su quello che accade rispetto alla politica ufficiale? No, il problema è politico ma anche mediatico in Tunisia, perché tutti i media classici, i mainstream, parlano tantissimo di partiti politici, non parlano dell'altra vita. Ma io faccio tantissimo video su internet, viaggio tantissimo, sono un ragazzo che prende la camera e vai. Quando vai lì si capisce una cosa molto importante. Ora stiamo facendo qualcosa di molto molto pericoloso anche per il sistema. Stiamo formando leader. Noi in Tunisia manchiamo di leader, ora cominciamo a averlo. I nostri leader io credo che sono giovani, non perché sono giovani, ma perché il leader quando è giovane ha tempo per cambiare qualcosa. Tu intendi leader la persona consapevole, che ha quell'energia, sì, che ha voglia, sì, sì. Che sono, quindi vuol dire tante persone consapevoli, sì, non sì, ce n'è uno solo, no? Sì, 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 tantissimo, tantissimo. Nel sud, nel nord, ricchi, poveri, cominciano anche a avere una strategia. Prima quando lavoriamo non abbiamo una strategia, era una rivoluzione spontanea, ora cominciamo ad andare più in avanti e pensare anche se può cambiare prospettiva. Qualcosa prospettiva, avere delle sì, prospettive. Ecco, le ultime due o tre cose che ti chiedo al volo, veloce veloce. Allora, naturalmente io per esempio ho seguito molto il Brasile, sono stato in Brasile, sono molto affascinato e incuriosito e attratto da quanto sta accadendo, e per esempio mi accorgo che naturalmente ci sono delle necessità di tipo democratico e delle necessità di tipo invece economico, diciamo. Sì. In Tunisia è lo stesso, cioè i movimenti comunque abbracciano un po', abbracciano esigenze, diciamo, diverse. C'è il problema appunto di risolvere la povertà, però c'è anche il problema della libertà. Già in Tunisia quando abbiamo fatto la rivoluzione c'era dignità, e dignità parla di due, di libertà, ma parla anche di economia e di problemi economici. Si sa in Tunisia 1,5 milioni di gente sono poverissimo, quasi abbiamo 1 milione di gente senza lavoro e ogni giorno sono di più. E questo problema, i gente si sono tantissimi che lottano per le libertà, per i problemi politici, ma tantissimo anche come me che lottano contro la povertà e contro questi 1 milione di gente lasciati un po'. Siamo lo stesso, credo ora nel mondo e gente cominciano a cercare un nuovo sistema dove c'è libertà ma c'è anche gente che le aiutano, che possono avere un stipendio che va fino al mese, non al 10 del mese. E credo in Brasile, in Turchia, anche in Egitto, da noi è lo stesso problema, lo stesso schema. Certo, io su questo sono molto d'accordo. Io Slim ti ringrazio davvero. Grazie. Però in conclusione ti voglio chiedere che cosa pensi, ma onestamente, tranquillamente, perché noi naturalmente siamo curiosi di sapere, sì, e sì, poi dopo quando gli altri attraversano i nostri territori, diciamo, come li vivono, che impressione hanno, che cosa hai visto, cosa hai notato, punti di contatto e differenze. Io sono qui da quasi 10 giorni, sono andato un po' dappertutto, Perugia, Ancona, Senigallo, sono andato a Reggio Emilia, Vicenza, ho visto qualcosa che i genti cominciano ad avere più una mentalità che cambierà, ma non sanno dove andranno, ma stanno pensando che c'è qualcosa che non va. Parlano tantissimo della politica, parlano tantissimo dell'economia,
credo che non c'è un gran rabbia per andare in strada. Ora mi ci sarà questa rabbia per cambiare qualcosa. Altra cosa, per me l'Italia è un paese bellissimo, 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 pieno di ricchezze, non soltanto naturali ma dei genti. Io ho visto dei genti che conoscono la Tunisia come io mi conoscono, sono aperti. Credo anche che io invito gli italiani ad andare in Tunisia, a pensare che possiamo fare un scambio euro-mediterraneo, perché questo i politici non gli daranno mai. Perché quel mare, in realtà, sarebbe per abbracciarci, sì, non sarebbe per dividerci. Su questo siamo d'accordo. Slim, io ti ringrazio davvero. Grazie. Torna a trovarci, che sei il nostro fratello, sei a casa. Grazie. Tua. E questo a noi naturalmente fa sempre piacere, anche prima che era seduto qua dal Messico. Sono queste cose che arricchiscono l'esperienza di tutti, il fatto appunto di scambiarsi esperienze e poi conoscersi e scoprirsi molto molto simili, con le proprie differenze naturalmente, ma questa poi è anche questa è una ricchezza in più. Okay. Grazie a Slim, torniamo tra poco che vi raccontiamo che succede qua.